Siamo gli occupanti della Libera Biblioteca del Carlo, vogliamo prenderci 5 minuti, un attimo. Siamo studenti dell'Università di Urbino, in quanto tali ci teniamo a dire la nostra opinione. Rispettando le norme di Galateo, intendiamo cominciare dai ringraziamenti. Il ringraziamento più sentito va sicuramente al nostro magnifico rettore Gilberto Stocchi, per il suo straordinario e impeccabile lavoro di rinnovamento e ringiovanimento dell'Università, che ne hanno aumentato l'appeal commerciale sia a livello nazionale che internazionale. Un percorso di rinnovamento promosso negli ultimi anni che si è consolidato sul vino negli inviti e intervenzioni di personalità illustri, veri modelli da seguire e imprescindibili parametri a cui tendere. Quindi grazie rettore per aver inaugurato questo percorso, consegnando nel dicembre del 2015 il sigillo d'Ateneo per le grandi capacità artistiche e imprenditoriali all'interno della banca Risi, scelta sicuramente ragionata. Grazie rettore per aver accolto a braccia aperte l'ex ministra Giannini, figura emblematica del lungo processo di aziendalizzazione e professionalizzazione dei corsi di laurea, un processo che costantemente vediamo materializzarsi alla fine annuale dello sfruttamento legalizzato, il Career Day. Grazie rettore per aver amalgamato questo processo un inasprimento della militarizzazione e della presenza armata nell'università, in primis attraverso la creazione di un master di comunicazione strategica, organizzato in collaborazione con il 28° Reggimento Pavia di Pesaro. Poi con il conferimento del sigillo d'Ateneo a capo della Polizia e della Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli, modello esemplare nella gestione delle emergenze, quali l'Aquila, l'Itinica, la Temacella e la Sardamenti. Ed infine attraverso l'adesione a tempo record del nostro Ateneo all'accordo tra CRUI e il Ministero della Difesa, che prevede agevolazioni fiscali fino al 30% ad agenti della Guardia di Finanza e ai loro familiari sulle tasse universitarie. Grazie, rettore, perché è sempre in grado di superarsi. Il 4 maggio si è svolto un seminario tenuto dall'eccellenza che definisce l'eccellenza, l'ANGUR, l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca, un ente da cui apprendere gli standard da cui ispirarsi per dare la giusta continuità tra formazione e performance in un gioco a perdere a favore della tanto acclamata occupabilità. Una battaglia fatta a colpi di indicatori per definire merito e qualità. E qui chi meglio di Stefano Paleari per dimostrare come imporsi nel mercato della cultura. Presidente dell'UMA che comporta la ministra infrastruttura di ricerca capace di far risorgere, oltre al degrado della ricerca pubblica, anche esti dell'Expo. Infine grazie rettore per questa magnifica giornata che mi smentisce grandi aspettative. Dopo l'eccellenza in italo poliziesche, giornalistiche e del business universitario, non poteva mancare quella politica. A lì è notato amabile Angelino Alfano, il longevo ministro che ha infatti un curriculum davvero impressionante. Un giurista che è stato forgiato politicamente dalla DC di Andreotti e Lima e successivamente da forze serie dell'Utri, Berlusconi e altri. Un imprenditore della politica, dalle doti camaleontiche, che ha scavato con successo la gerarchia istituzionale, passando dal coordinatore della Sicilia al ministro della giustizia prima e dell'interno dopo. Un uomo che si è distinto sicuramente nelle politiche intraprese e nella rilevanza pubblica. Come non ricordare la velocità con cui è riuscito a far approvare un emendamento che garantiva l'imputabilità ad alcune cariche dello Stato, con la sua fervore patriottica nell'affrontare questioni internazionali come il salvataggio dei nostri cari valori. Un uomo che soprattutto si distingue per la tenacia e dedizione con cui è riuscito a sopravvivere a vent'anni di vicende politiche. Oggi infatti lo ritroviamo qui, in qualità di ministro degli esteri, a parlare di internazionalizzazione politica estera italiana. Lui che quando era ancora ministro dell'interno dimostrò la propria attitudine per la cooperazione internazionale occupandosi con grande maestria del sequestro della donna e di sua figlia, scappate per la persecuzione e consegnate nelle mani del regime kazako. La ringraziamo, signor Rettore, per la sua coerenza quando afferma con vanto che il nostro Ateneo l'anno scorso ha ricevuto più di 1000 richieste di studenti libici, che accoglie meglio di lui che ai libici ha firmato la condanna a morte. Lui, che è uno degli attori del Mare Nostrum, lui che quando l'Italia decise di partecipare alle guerre di destabilizzazione in Libia del 2011-2016 era entrato nelle scuole di governo, lui che ha dichiarato la giustezza dell'accordo UE Turchia e farebbe una cosa simile anche in Libia. Infine, grazie magnifico lettore per aver invitato anche questa volta un esperto così illustre e preparato a parlare di internazionalizzazione. All'interno del processo di realizzazione della cultura, promuovere la flessibilità e la standardizzazione dei saperi di persone diventa un obiettivo di primaria importanza. Almeno ci ha dato la possibilità di utilizzare l'Erasmus, un programma nato proprio per incentivare lo scambio internazionale tra studenti. Migrazione universitaria e meccanismi politici non agiscono in maniera così differente, soprattutto se si pensa ai confini che creano, confini che accentuano le diseguaglianze tra chi se la può permettere e chi no. Un traguardo davvero importante, almeno tanto quanto è stata la riforma del 3+2,
adeguamento al modello europeo, competizione internazionale attraverso l'organizzazione dei corsi di vita in due cibi. E la magistrale si approfondiscono le nozioni della laurea e si sforna la triennale, si sforna professionisti pronti all'uso. Complimenti, dottore, e ancora grazie per rendere grande ogni giorno la nostra università. Continuiamo con il professor Antonello Zaffei. Buongiorno, grazie dottore